Buonasera ragazzi, eccoci qua. Questo video vi anticipo già che sarà un po' lunghetto, sarà diviso in due parti, nella quale con la maglia del Real Madrid commenterò la Coppa d'Africa, con la maglia dell'Inter commenterò l'Inter sulla conferenza di Conte. Quindi per chi vuole andare avanti, quando mi vedrà la maglia dell'Inter, parlerò dell'Inter. Allora, stavo aspettando che la premiazione, ma è passata mezz'ora, senti, faccio il video, tanto che li premiano, sti qua, dell'Algeria. Campione d'Africa contro il Senegal in finale. Non ho fatto video sulla Coppa d'Africa sto mese, quest'ultimo mese, neanche sulla Coppa America. Non sono riuscito tra una cosa e l'altra. Ho detto, ma sì, ma la guardo, poi dopo vedo se riesco a fare il video. Ora sono riuscito a farlo. Ho visto la partita. Nel complesso, non tanto spettacolare da quello che ho visto. Molti falli nel primo tempo. L'Algeria, Madonna, come cacchio menava, oh, po-pum, po-pum, scivolate, cose. Cioè, cartellini pochi rispetto a quello che si è visto in campo come falli, come interventi abbastanza pericolosi. Secondo tempo invece è il contrario, è stato un po' più Senegal, un po' più a menare sulle gambe, ma il gol non è arrivato. Un gol fortuito da parte di Mahrez, che in realtà è noto gol perché ha fatto un tiro in porta, deviazione sul col polpaccio del difensore del Senegal, che era orfano di Koulibaly perché qualificato. Una deviazione è andata nell'angolino, cioè ha fatto si è impennato, no? È andato all'angolo. Ha avuto un po' di culo questa competizione in Algeria. Già in semifinale ha fatto un gol fortuito, un noto gol contro la Nigeria, che è arrivata terza tra l'altro. E purtroppo questa Coppa d'Africa, allora, da quello che ho visto, non l'ho vista tutta la partita, ho visto qualche highlight, comunque le partite più importanti più o meno l'ho viste. Non è stato spettacolare come competizione. Diciamo che a parer mio sono molto europeizzate, tra virgolette, queste squadre, perché si vede che il gioco era un po', alcune volte un po' lento, i risultati non tanto, un po' stretti, no? 1-0, 2-1, non tantissime goleade, diciamo, non in tutte le partite, diciamo, quelle importanti. L'Egitto, che era un favorito, che giocava in casa, è uscito già agli ottavi con la Sudafrica. Quindi Salah vince, non ha vinto nulla. Così come Mané, l'altro suo compagno del Liverpool, che ha perso in finale. Così come Keita Baldé, che tra l'ultimo 5 minuti ha fatto praticamente nulla. Comunque, a parere mio, è stata una Coppa d'Africa un po' forse deludente rispetto alle aspettative. Non so se la nuova formula, magari che di solito giocavano a gennaio-febbraio, quindi quando era inverno, quindi forse. Poi meno squadre, adesso più squadre, più partite, un po' più di caldo, perché comunque giugno-luglio, insomma, in Egitto non è che fa poi tutto sto gran fresco, ecco, quindi non so se quello magari la stanchezza stagionale, insomma, vari fattori hanno deciso queste partite un po' così così. Comunque, nel complesso, è stato interessante vederlo, perché la Coppa d'Africa non l'ho mai vista finora, quindi è stata l'unica volta in cui sono riuscito a vederla, grazie a DAZN che ci ha proposto queste partite. Almeno hai un'idea di un po' come anche il calcio estero, soprattutto quello del continente africano, che è difficile riuscire a vedere queste partite. Comunque, nel complesso, non un granché, ma alla fine, dai, un paio avanti del calcio, fa comunque piacere vedere altre competizioni diverse dal solito rispetto alle solite competizioni europee e quant'altro. Quindi, Algeria, campione d'Africa, complimenti all'Algeria. E seconda Coppa d'Africa per loro, la prima 30 anni fa nel 90, e mentre il Senegal rimane comunque a secco perché l'unica finale che ha fatto nel 2002, quando ho sentito, e l'ha persa contro il Camerun, quindi zero titoli per loro. Mi spiace perché si fa un po' più Senegal, simpatizzando Mané, simpatizzando Keita. Però vincesse Senegal. Diciamo che merito dell'Algeria, sì, glielo si può dare nel complesso, però comunque Senegal meritava forse un po' di più da quello che si è visto in campo, ma comunque una partita, secondo me, un po' soporifera, ma non soltanto questa, anche le altre. Poi magari sarà anche l'interesse, comunque, non avendo un tifo proprio di una squadra specifica, magari è vero che cioè, tendi un po' a addormentarti, però. Distrattamente l'ho vista, ho visto qualcosa, insomma, ho visto qualcosa di diverso dal solito. Comunque, complimenti all'Algeria ancora. E ditemi come lo state pensando, se avete visto qualcosa con la Coppa d'Africa, sono curioso di sapere qual è stato il tifo, qual è stato, se avete seguito su DAZN, se avete avuto modo di vedere qualcosa. Comunque, parlando di altro,
Della nostra Inter. Allora, oggi c'è stata la conferenza di Conte. Ho visto su YouTube un po' di video tra i nostri YouTuber. Tra l'altro, prima parentesi su Luca Mastrangelo, mi è parso strano il suo episodio del canale, ma comunque, da quando ho potuto vedere, secondo me lui ha dei progetti molto interessanti al di fuori di YouTube, quindi di sicuro si rifarà vivo, quindi non abbiate fede per chi lo segue. E Conte, presentazione Conte, c'era anche Barella al suo fianco, prima dell'International Champions Cup che si inizierà domani contro prima partita contro Manchester United. Sfogo di Conte, boh. Sono curioso, mi sono visto la conferenza. Vediamo se c'è una premiazione. Oh, finalmente stiamo facendo la premiazione, madonna mia, adesso comincia. Comunque, non parliamo di Coppa d'Africa. Dicevo, sì, su Conte. Allora, lui ha detto praticamente che siamo un po' a rilento sul mercato, che Lukaku è un giocatore interessante, ma è sempre dello United, quindi è ovvio che non ci si può parlare molto, no? Finché non è un giocatore dell'Inter, giustamente. Le conferme su Icardi e Nainggolan che sono fuori dal progetto sono cose che già sappiamo, diciamo che non si è cambiato idea su questo. Allora, quello che dico io, cari interisti, è vero che siamo a 20 luglio e ancora praticamente non si è mosso nulla, tranne Valentino Lazzaro, che si è infortunato, chissà come mai, ma ho paura che sia un nuovo bidone, ma io spero di sbagliarmi, ma secondo me è un altro bidone. Chiusa parentesi. Barella, sì, un po' per prendere, un po' di fatica c'è stata per fare le varie trattative. Ok. Lukaku, posso capire che comunque il prezzo è altino, quindi è ovvio che l'Inter Marotta e Zhang stanno cercando di trovare un modo, no? Di sviare un po' sul fair play finanziario, forse, non lo so, per non pagare tutto subito, perché 80 milioni sono tanti comunque, cioè, posso capire che devono farsi due conti anche loro. Diciamo che da un lato ragione Conte, dall'altro ragione anche un po' la società. Posso capire, cioè, noi dobbiamo avere fiducia, non interessa, cioè, siamo già in ansia. Io, sinceramente, sono anch'io molto curioso di capire come si costruisce questa squadra, soprattutto in attacco, perché comunque l'attacco è importante. La difesa è fatta, il centrocampo non proprio, perché comunque ci sono ancora cessioni da fare, ma non so se verranno fatte, tra cui João Mario e Gagliardini, non lo so se andrà in uscita. Nainggolan sicuramente, secondo me, rimarrà in Cina, perché se va in Cina rimarrà in Cina, secondo me. Faranno delle trattative, non lo so. E l'attacco è proprio, siamo proprio fuori da ogni cosa. Siamo rimasti con Longo, Esposito, Puskas, Lautaro praticamente, che tra un po' rientrerà dalla Coppa America, penso a fine mese, non lo so. E quindi è preoccupante la situazione, ma noi siamo tutti un po' in ansia di capire come verrà costruita questa squadra. Conte ha ribadito che la società un po' in ritardo per fare i giocatori, ci si arrangerà così con questi amichevoli, magari esploderà qualche giocatore giovane, tipo Puskas, lo trovo del poco interessante, sembra un buon giocatore, insomma, si è fatto valere abbastanza, no? Con l'Under 21, quindi con la 21 rumena, quindi cerchiamo di avere fiducia appunto per gli acquisti. Secondo me, cioè, il mio ragionamento è: se la società ha preso Conte e lo paga 10 milioni l'anno, vuol dire che vuole costruire una squadra che lui vuole. Lukaku, ci sono delle complicazioni, sono usciti altri nomi, Cavani e compagnia bella. Sto Dzeko è rimasto fermo, non si capisce perché non arriva, perché 20 milioni sono troppe effettivamente, però ragazzi, cerchiamo di avere fiducia, cerchiamo di stare tranquilli, possiamo capire la situazione, cerchiamo di capire la situazione. Io cerco di capirla. Finisce il 2 settembre il mercato. C'è il problema che Conte non può lavorare con la squadra perché, insomma, la preparazione magari sarà un po' in ritardo, no? Dal punto di vista offensivo. Tatticamente magari saremo un po' indietro. Però ragazzi, cerchiamo di avere fiducia. Purtroppo il mercato è questo. Fidiamoci della società. Ora non è successo praticamente quasi nulla, a parte Barella e Lazzaro
e Godin. Quindi, ragazzi, secondo me avere pazienza, aspettiamo per fine agosto, inizio settembre, e facciamo un po' la valutazione generale. Quindi, io dico questo: secondo me, tranne chissà cosa succederà, Lukaku arriverà all'Inter in qualche modo. Secondo me, ormai, dai, potrebbe arrivare, dai, perché non deve arrivare, insomma. Poi Fabio Bergomi, che sa tutto, ha firmato, lo dice lui. Oh, Conte l'ha azzeccato alla fine, era nell'aria, ma Conte l'ha azzeccato. Magari azzecca anche Lukaku, che ne sapete. Comunque, io da parte mia sono fiducioso, anche speranzoso e anche un po' in ansia allo stesso tempo. E speriamo in bene, ragazzi. Speriamo in bene. Io non so cosa dire. Non posso sicuramente lamentarmi finora, perché comunque Conte è un allenatore che contro cazzi. Quindi Barella l'ha fortemente voluto, pagato fior di milioni. Ora è l'ora che Suning tiri fuori i soldi. E le trattative purtroppo non sono tutte semplici. Possiamo capire, cerco di capire. Poi, comunque, poi quando arriviamo a settembre, che la squadra fa cagare, possiamo lamentarci. Ad ora, siamo a 20 luglio, quindi cerchiamo di avere pazienza. Cerchiamo di avere pazienza. Tranquilli, ragazzi interisti, amici interisti, fratelli interisti, che prima o poi qualcuno verrà. Ci vediamo domani allora con... ditemi la vostra opinione, ovviamente, nei commenti, iscrivetevi al canale. Ci vediamo domani con il commento post partita di Manchester United-Inter. Big match delle International Champions Cup. Buonanotte, buon weekend, a presto, statemi bene.